Ciao amici della Pallacanestro, bentornati alla settima puntata di Voci Granata con Ermanno ed Eugenio, buonasera. Ciao Eugenio, buonasera, buongiorno e buonanotte a tutti. Tanto per cambiare, dico, come ce l'hai la voce? Un po' giù di gola, no? Sì. Allora, Eugenio, ci troviamo a commentare intanto quest'altra vittoria, il fattore campo ancora una volta è stato determinante, Trapani vince, abbastanza in scioltezza, con un po' di sofferenze nel finale. Palaio inespugnabile per gli avversari fino ad oggi. Speriamo di ripeterci in trasferta, che è la cosa più importante. Sì, della trasferta parleremo tra un pochetto. Dai, intanto analizziamo questa vittoria, diciamo che contro questo Veroli è stato tutto abbastanza facile, partita condotta dall'inizio alla fine, qualche difficoltà nel finale. Cosa ti ha impressionato di più? Allora, la prima cosa che mi ha impressionato è la squadra, il gioco di squadra, proprio il gruppo che si è creato, e la mano del coach che si comincia a vedere in queste partite mi ha impressionato molto. E l'unica cosa che secondo me va migliorata è l'aspetto del pubblico, nel senso ancora più partecipe rispetto a come è stato domenica, ancora più partecipe. Beh, a questo proposito forse possiamo vedere qualche dato che ci fornisce la società grazie alla signora Anna. Basciano, abbiamo dei 1242 abbonati, vi posso dire che la fetta maggiore la occupano gli abbonamenti ordinari, che sono 339, mentre i pensionati sono 275, e pensate che gli abbonamenti per studenti universitari sono appena 46, quindi è chiaro che la maggior parte degli abbonamenti è per gente, diciamo, di una certa età, che magari è più difficile da coinvolgere o da tifare. Quindi certo, in quel senso lì va fatto uno sforzo ulteriore da parte di tutti per coinvolgere più giovani a partecipare, magari ad aggregarsi a Trapanisi Granata, no? Anche perché in mezzo a Trapanisi Granata ci si diverte, ragazzi, quindi venite e ci si diverte. Un'occasione buona era quella di domenica a Barcellona, ma ce ne saranno altre comunque, quindi venite a trovarci che noi ci divertiamo. Passando ad altri numeri, diciamo che nel Trapani il miglior marcatore è stato Ferrero con 17 punti, ma anche gli altri non hanno sfigurato, perché Renzi ne ha fatti 15, Lowery 16, Baldassarre 15, e anche un'ottima prova di Parker che ha stampato 8 assist. Alla grande, favoloso, Kelvin, favoloso. Domenica è stato veramente favoloso, Kelvin. Qualche palla recuperata, tra l'altro. Lasciami spendere due parole per Andrea Renzi, con un'esultanza favolosa, mai vista sui campi di basket. Poi magari se avremmo la possibilità glielo chiediamo. Gli chiediamo dove ha imparato ad esultare così. Gli altri risultati, Eugenio, cosa c'è di... Sì, allora, io parto con, diciamo, l'incontro clou di domenica, che è stato centrale Latte Brescia contro la Sigma Barcellona, con la sconfitta di Barcellona. Vabbè, si rifaranno domenica magari. Sicuramente si rifaranno contro di noi, andiamo a fare una scampagnata. Andiamo a Barcellona così. Mi dicevi tu poi che si mangia benissimo a Barcellona, no? Sergio, che si mangia a Barcellona di buono? Mai mangiato. Cassatelli. Andiamo a Barcellona a mangiare cassatelli. Ah, almeno ci passiamo sta giornata là, sì, così, sì, in compagnia, ci beviamo un bel bicchiere di vino rosso. Sì, qualche birra, siamo a posto. Dicevo sushi, dicevate che a Barcellona si mangia bene sushi. Ah. Quindi va bene uguale. Poi andiamo avanti, allora troviamo l'imbarcata presa da Ferentino contro l'Aquila Basket, 95-64, la vittoria di Trieste contro Verona, la vittoria di Trapani ovviamente in casa. Iesi che vince di un punto con Forlì, e questa è una cosa pure... Forlì vuol dire che non era Forlì, mentre c'è il buon Fabio che ci saluta. E poi abbiamo Casale contro Capodorlando, ahimè il Pozzo ha perso nuovamente. Terza sconfitta. E Napoli che vince con largo margine su Imola. E Biella, il derby Biella contro Torino, vinto da Biella. E Torino... risultato un po' a sorpresa, almeno per la differenza di punti. Va bene Eugenio, adesso direi di lanciare le nostre interviste. Abbiamo sentito Andrea Renzi, abbiamo sentito Stefano Bossi e il DS Francesco Lima. Siamo con un sudatissimo Andrea Renzi al termine di un estenuante allenamento. Andrea, vi ammazzano qui questi allenamenti, che mi spreme. Ma lì non deve fare questo, è il suo mestiere. Noi dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo. Ovvio che sono allenamenti difficili, però bisogna continuare. Cioè... Senti, ma una curiosità, Andre, dove... Una battuta dietro l'altra, oh. È una macchina. È il cabarettista? Ma lì, ma quando uno è simpatico è simpatico. E lui ce l'ha. Cosa posso dire? Andrea, una domanda seria. Sì, posso dirti? Allora, io un'intervista fatta così bene, veramente non me la ricordo. La sta dominando lui, sta dominando l'intervista.
Una domanda seria adesso, Andrea, perché sennò poi ci pigli sempre per cazzoni. Facciamo le persone serie. Io volevo capire se hai imparato quando eri nelle giovanili di Livorno, oppure successivamente, o qualche tuo coach in particolare, quel tipo di esultanza lì che ti abbiamo fatto, che ci hai fatto vedere domenica. Ma qua bisogna partire da lontano per rispondere a questa tua domanda, che è una domanda interessantissima. Io penso che Francesco Lima quest'estate abbia fatto un grandissimo lavoro nel reclutare un mucchio di persone normali, però non potete pretendere che le prendesse tutte normali, alla fine ha preso anche me, quindi che posso dire, ragazzi, è così. Ma quanto siamo contenti che hai fatto 16 punti, 9 rimbalzi, quasi una doppia-doppia, quindi hai fatto vedere quanto vali e quanto puoi dare a questa squadra, perché al di là dei numeri non è solo parole, ma la prestazione è quella che conta. Io penso che sto crescendo, la mia condizione è sempre in crescita, sono assolutamente contento di come sta andando la mia avventura qui a Trapani e pian piano sto trovando sensazioni che mi mancano da un po', per cui io penso di avervi fatto vedere parte di quello che è il mio potenziale già la partita contro Veroli, pian piano spero di potervelo fare vedere tutto e quindi con serenità si guarda al futuro. Domenica a Barcellona, noi andiamo a fare una scampagnata, voi? Grandi, queste cose mi gasano un casino, ho già visto avete riempito quasi due pullman, per cui grandi, giusto? Sì. Sbaglio? E per cui io sono veramente orgoglioso di giocare per una tifoseria così. Noi non andiamo a fare una scampagnata, nel senso che andiamo là ovviamente per provare a vincere, per vincere un derby, e siamo tutti molto esaltati, molto carichi, in spogliatoio non si parla d'altro che regalarvi qualcosa di speciale. E grazie, l'augurio che vi facciamo è proprio quello di regalarci sempre grandi soddisfazioni. Grazie Andrea. Prego. Allora, Stefano Bossi, intanto ciao Stefano, questa pizza che hai finito di mangiare adesso a che cosa era dovuta? Era dovuta a un ritardo di Kevin Parker a un ritrovo. Quindi la pizza trapanese è? Buona. Gusti preferiti? Diavola con la salame piccante. Andiamo sul leggero. Parliamo di cose serie. Questo campionato, Stefano? È un campionato pazzo, un po' si è visto nelle prime giornate. A parte due squadre che non hanno ancora vinto. Scusami Stefano, parlavo di calcio, io parlavo della tua Inter. Dico, questo campionato? Pazzo anche questo campionato di calcio, perché io speravo fosse quest'anno fosse una squadra buona l'Inter, invece mi sto ricredendo pian pianino. Dopo il pareggio con la Juve mi ero un po' esaltato, poi appena abbiamo giocato contro la Roma ci siamo ridimensionati e poi domenica contro il Torino è stata una cosa vergognosa. Comunque c'è chi sta peggio di voi, dai. Chi sta peggio gioca questa sera contro il Barcellona. Lo dice un milanista. Quindi se ti dico la parola Barcellona cosa ti viene in mente? Domenica il derby tra noi e Barcellona. Noi andremo a fare una scampagnata là. Voi invece la stessa domanda che abbiamo fatto ad Andrea Renzi poco fa. Fare uno sgambetto a Barcellona sarebbe la cosa migliore in questo momento per noi. L'avete già battuta, quindi sapete sì, come affrontarla. Esatto. Vediamo, chiaramente in prestagione è sempre la cosa diversa, però loro giocano con molta pressione perché chiaramente devono... hanno fatto una squadra per vincere a tutti i costi. Noi diciamo siamo un po' favoriti da questo punto di vista perché abbiamo tra virgolette nulla da perdere e quindi se vinciamo sarebbe veramente una bella cosa. Cosa ti viene da dire a questi tifosi che vi seguiranno domenica a Barcellona? Saremo due pullman più qualcuno che verrà con le proprie auto, quindi cosa ti viene da dire? Innanzitutto complimenti per l'organizzazione, perché anche se si è vicini comunque non tutte le squadre organizzano trasferte del genere con pullman, macchine e cose del genere. Li ringrazio in anticipo anche perché sono venuti anche a Forlì, qualcuno è venuto anche a Forlì e non è da poco, perché essendo comunque dalla Sicilia a Forlì ci sono un paio di chilometri, quindi grande cuore e niente da dire, da continuare così e noi cerchiamo di ripagarli. Va bene Stefano, dai, ti lasciamo alla tua meritata doccia, un appello ai tifosi trapanesi? Appello, andiamo tutti a Barcellona a rompergli il culo. Esatto. Con Francesco Lima, GM della Pallacanestro Trapani, parleremo di musica, perché Francesco, forse molti non lo sapranno, ma è un grandissimo esperto ed appassionato di musica. Francesco, quante canzoni ci sono su questo computer? Eh.
un tera di musica. Tantissimo. Se non sbaglio preferisci soprattutto il rock, giusto? No, spazio. Sì, sì. L'ultimo spazio. Album che hai scaricato, dicevi? Scaricato? E quindi l'ultimo album che hai scaricato, Francesco? Nine Inch Nails. Scaricato, ricordiamolo, legalmente, ovviamente, iTunes, da iTunes. iTunes. Nine Inch Nails. Trent Reznor. Bello. A me piace. Senti, a proposito... Sono anche partito per andarlo a vedere. Sì, eh. Dove sei andato? Roma. Avete capito, no? Non solo basket. Esatto, Flavio ascolta Vasco. De Gustibus. Francesco, a proposito di pallacanestro invece, se la pallacanestro Trapani fosse una rock band, chi sarebbe il cantante, chi sarebbe il chitarrista, chi sarebbe il bassista e chi il batterista? Ok, il batterista Yanes, che bussa con bussa con... chitarrista, anche se è alto e grosso, secondo me Patrick potrebbe fare il chitarrista. Noi avremmo detto Rob per i suoi assoli. No, Rob è assolutamente il frontman, perché mette le sue cuffione e canta, e lo sentiamo anche nell'altro pulmino. Quindi il vocal. Quindi è assolutamente il vocalist. Poi il bassista. Uh-huh. Il bassista Kelvin, secondo me potrebbe. Esattamente. Beh. E se dovessi consigliare i tre album della storia della musica? No. Dai. Io sono cresciuto con il primo dei Doors, uh-huh. In utero di Nirvana, vabbè, qualcosa del Philadelphia Sound, qualcosa di solo. Quindi sappiamo cosa ascoltare durante il tragitto fino a Barcellona, visto che ci abbiamo circa 4 ore di pullman, sappiamo che sottofondo mettere. Ma secondo me non saranno tutti contentissimi, poi non lo so, fate voi. Si adegueranno. Non lo so. Oppure non lo so. Gli daremo da bere. Ah, ecco, vabbè. A proposito di Barcellona, Francesco, questa sfida... A proposito com'è? Di Barcellona, loro sono forti, fatti per vincere, l'unico problema che possono avere è la pressione. Proprio perché sono fatti per vincere, quello è un posto dove negli anni si è... Conta solo vincere. Sì, si è costruito per fare sempre bene, non ci sono riusciti, tranne l'anno che hanno vinto la B1, anche se poi, insomma, i playoff li hanno sempre fatti, sono arrivati in semifinale. L'anno scorso forse è stato il primo anno che hanno veramente cannato. Quest'anno hanno rifatto una squadra assolutamente... Stellare. Sì, per la Lega 2 assolutamente sì. E ripeto, l'unico piccolo problema che possono avere, che può diventare grande, è la pressione che possono avere perché hanno un solo risultato da ottenere. E noi saremo lì a sostenerli, saremo più di 200 a provare a fare la nostra parte. Sì, intanto grazie per quello che state facendo. Sicuramente avere lo spicchio, che già immagino qual è, in cui ci giriamo e vi guardiamo, ci darà un po' più di fiducia. E poi noi stiamo lavorando bene, siamo tranquilli, ci andiamo a giocare la nostra partita là, sapendo che il campo è difficile, sapendo che la squadra è molto forte. E ti ripeto, stiamo mettendo un mattoncino giorno dopo giorno. Bene, grazie Francesco e forza Trapani. Sempre. Belle le parole di Francesco Lima, che abbiamo scoperto non solo essere un rocker puro, ma anche un attento, quello già lo sapevamo, analista del basket, e quindi dovremo farci forza sulle difficoltà avversarie di questo Barcellona, che magari ha solo un risultato a suo favore, cioè dovrà pensare solo a vincere, tutta la pressione sarà sulla squadra rosso-gialla. Sì, noi andremo là, come ha detto bene Francesco, a fare la nostra partita, liberi da ogni pensiero. Io volevo spendere solamente due parole per l'intervista di Andrea Renzi, che è stata favolosa, quindi non... bellissima veramente. Grande Andrea, grande Andrea, ma anche grande Stefano. Abbiamo una squadra quest'anno di grandi ragazzi, lasciamo stare che sono dei grandi giocatori, ma veramente dei bravissimi ragazzi. Eugenio, per concludere, due parole sulla partita che ha avuto il Trapani Calcio sabato scorso e quella che verrà sabato prossimo a Bari.
Allora, sabato scorso è stata, io mi limito solamente a parlare della partita tecnicamente perché non voglio parlare, già ci sono state troppe e troppe discussioni su quello che è successo. Basta polemiche, non ci interessa. Basta polemiche, parliamo di calcio e basta. Il Trapani come al solito ha sciolinato una bella prestazione, a mio avviso, sfortunata, come al solito. Niente, ci saranno tempi migliori. A Bari secondo me si può andare tranquillamente a fare il risultato perché il Trapani non ha paura di nessuno, come l'ha dimostrato, non è mai stata messa sotto da nessuna squadra fino ad ora, tranne che con il Pescara in casa. Quindi sono... ci pensi giocare al San Nicola? Io penso giocare a San Nicola, ma oggi ho visto delle foto, addirittura c'è un biglietto di curva a 5 euro perché disertano lo stadio a Bari, quindi è uno stadio storico quello di Bari e giocare a San Nicola è bello. I brividi solamente a pensare. È bello, è bello. Va bene ragazzi, l'appuntamento allora è per domenica per la trasferta a Barcellona e come sempre ci lasciamo con il grido forza, forza Trapani! Bentornati a Voci Granata, siamo qui con Walter Stabile. Allora Walter, come ti senti a non massaggiare la gente in questa squadra? Riposato. E secondo te come si stanno comportando i ragazzi in questi primi due mesi? Si sono comportati bene? Sì, benissimo. Puoi essere un po' più articolato con le tue risposte? O... La squadra è giovane, stiamo dando degli ottimi risultati nonostante la defiance a Forlì, però insomma... secondo me è stata proprio una distrazione quella di Fabi, dopodiché non ce n'è per nessuno. Diciamo che non per dare i meriti tutti da una parte, però il 90-95% dei meriti sono del massaggiatore. Sì, ma tu hai detto che io non massaggio, quindi di conseguenza. Però a livello tattico, tecnico fai tutto tu. No, che dici ste? Diciamo che io do il pepe nel sedere quando c'è bisogno di darlo, ecco. Beh, guarda qui, sta arrivando il tuo migliore amico, Rob. Rob, hey, say something to Walter. Fanculo. Okay.